volte, signore. Dov'è Madame Xiao Xiao? Sono qui per la casa dei fiori, perciò se volete fare strada. Madame Xiao Xiao mi attende alla casa, signore. Vi scorterò personalmente. Vogliate seguirmi? Questo galletto tampetta dritto dritto nel pollaio e io sarò la volpe. Spero che la testa mi faccia male per l'oppio. Mi vedono intrattenermi con quei fiorellini. Sono rovinato. Io non mi preoccuperei. Pochi possono permettersi i servizi di Madame Xiao Xiao. L'ho sentito anch'io. Cos'era? Pensi che i sangue blu non spettecolino come fate voi villici? Sono anche peggio. Non sai con chi hai a che fare. Massima discrezione. Proprio così, sì. Forse è colpa dei topi. Fanno sempre il rumore. Ma che? Non farai lo stesso con me! Non ci sperare! Ti copro io. Tu dà un'occhiata. Non c'è nessuno. Ne sono sicuro. Maledetta città. Ancora bloccata. Spero di non doverti aiutare. No, certo che no. Vorrei raccontare certe storie sul punto di vista facile. Attento a dove camminate, statemi vicino. Sapevo che Xiao Xiao aveva questa sua casa in una zona defilata, ma questo... La lontananza d'occhi indiscreti al suo prezzo. Un prezzo che pago, e come? Vieni qui spesso. Buonasera, signore. Il fetore arriva dalle foglie. Questo fetore arriva dalle foglie. E il fiume. Non mi servono lezioni di storia. Sarò anche vestito di pelle, ma non credo che mi scambierebbero per il comico di turno. Meglio entrare di soppiatto. La mia spada. Non parlarmi di pericoli. Sono stato al porto. Sto ammalando. Lo sento. Vi stavamo aspettando, signore. Favorite l'invito, prego. Oh, l'invito? Ah sì, certamente, l'ho qui con me. Devo averlo messo nell'altro vestito, poco importa. Mamada. Gli alloggi di Madame sono un buon punto di partenza. Se non comprometto l'atmosfera del posto, potrei anche riempirmi le tasche. No! Si sente l'odore del fiume.